Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Bovo Daniele e oggi parliamo di un prodotto davvero speciale, ma solo dopo la nuova sigla. Il prodotto che andiamo a recensire oggi per me è un prodotto davvero geniale. Sto parlando dello Smart Tree Power Station per le batterie della DJI Mavic Air. Il modello in particolare è il DP160, che differisce dal DP100 per la capacità di ricarica. Andiamo a vedere più da vicino questo prodotto. Apriamo la sua scatola, che è una comunissima scatola. All'interno abbiamo questo, diciamo, coperchio in polistirolo nero. Ed ecco qui, appunto, abbiamo il nostro carica batterie, che non è leggerissimo, ve lo dico, però non così pesante come altri hanno descritto. Poi all'interno abbiamo la Smart Tree, appunto, regala sempre degli accessori un po' particolari, in questo caso un panno, penso, in microfibra per la pulizia e il libretto delle istruzioni che credo nessuno mai guardi. Allora, lasciamo qui questa roba qui, andiamo a scartare il nostro prodottino e il nostro prodottino è questo qui. Come potete vedere dalle immagini, abbiamo un case davvero ben realizzato, è molto solido, la plastica dà un buon feeling. Sulle caratteristiche tecniche sono che all'interno abbiamo delle batterie al litio da 14.250 mAh, 158 watt ora. Questo vi consente di poterlo anche trasportare in aereo. Per poterlo ricaricare, abbiamo sul lato destro, guardandolo di fronte, una presa standard della DJI con la quale è possibile appunto andarlo a ricaricare inserendo il caricabatterie originale. Ed ecco che i nostri indicatori posti sulla destra, quattro LED che ci danno la possibilità di leggere il livello di carica appunto del nostro power bank, chiamiamolo così. Inoltre abbiamo una presa USB da 2 A che ci permette di ricaricare sia il radiocomando del drone sia qualsiasi altro, diciamo, device. Nella parte superiore, cosa molto simpatica, abbiamo una comoda maniglia che ci permette appunto di poterlo trasportare anche con le batterie inserite, che ricordo vanno a incastrarsi e a bloccarsi in maniera tale da non cadere accidentalmente. Andiamo appunto, facciamo una prova, andiamo a prendere una delle nostre batterie della DJI, andiamo a inserirla sul vano, la si appoggia frontalmente e poi ecco qui, le nostre alette vanno appunto ad agganciarsi alla struttura e anche se lo ruotiamo, lo spostiamo, lo mettiamo capovolto, la batteria non cade. Cosa interessante è che la batteria in questo caso è già carica, si ricarica mentre stiamo anche ricaricando la nostra base. Ho sulla parte inferiore due piedini in gomma che ci permettono appunto una stabilità e anche non scivola sulle pareti lisce come la mia scrivania. Inoltre lo abbiamo anche sulla parte posteriore. Quindi possiamo andarlo ad appoggiare anche in questo modo qui. Questo apparecchietto qui, il modello 160, appunto, riesce a fare 3 cicli completi per 3 batterie, il che significa che voi potrete ricaricare per ben 3 volte tutte e 3 le batterie. A conti fatti è come avere 9 batterie con sé. Per ricaricare una batteria completamente all'incirca ci vogliono 40-45 minuti.
Per ben 3 volte, quindi siamo nell'ordine dei 150 minuti, sono più o meno 2 ore e mezza di volo e non è poco. Questo case pesa più o meno intorno al 1,8 kg, 1,9 kg, non è proprio leggerissimo, difficilmente lo porterete con voi nello zaino. A mio parere un ottimo prodotto, la Smart Tree mi convince un'altra volta, avevo già recensito un altro prodotto che è uno zaino appunto per poter trasportare il Mavic Air e con anche le GoPro. Trovate il link del video nella descrizione, come trovate il link per poterlo andare ad acquistare su Amazon. Il prezzo è di più o meno una 150 euro. Io ho avuto uno sconto particolare da parte di Amazon per l'acquisto e sono riuscito a portarlo a casa per 100 euro. Se pensate che una batteria costa dai 70 agli 80 euro, capite che con 100 euro io è come se avessi acquistato altre 6 batterie. La configurazione ideale comunque sarebbero 4 batterie e questo gioiellino qui. Spero questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Vi invito ad iscrivervi e a attivare la campanellina per poter rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Ci sono parecchie novità sul canale, vi parlerò anche di queste. Ho cambiato un po' direzione. Ho un'altra, diciamo, faccio una spoilerata veloce. Fra un po' vi parlerò anche di questo, di un microfono lavalier della Boya per le interviste. E da Daniele Bovo è tutto, alla prossima, ciao!